diciamo, una rarità, quel Palacestellini che siamo abituati a vedere le partite la domenica pomeriggio. Ma ora si può fare sul serio, si inizia con la palla 2, subito in possesso della squadra ospite, con Marco Reali che va a dare palla Oliva. Partita attesissima, la Sicoma che è in vantaggio in classifica, ma oggi quel vantaggio lo deve costruire, lo deve con il suo playmaker Marco Reali, che la va a dare fuori, con che sembra essere già entrato in ritmo. Ora il Mesk va a attaccare sul fondo e rilascia, e qui fa sbloccare la sua squadra. Ora dall'altra parte ancora Chiminello a realizzare altri tre punti, a sfruttare il blocco di Rims. Alla fine una serie di passaggi lungo l'arco, molto bene qui la Sicoma che va a trovare la tripla proprio con Umberto Meschini. Fa ripartire l'azione velocemente, alla fine Bischetti la va a dare fuori per Rat, anche lui da tre punti. Alla fine la palla di andata sotto per Pier Francesco Oliva, che gioca di fisico per far scansare l'avversario. Alla fine prende il ribalzo offensivo, realizza. Ora serie di ribaltamenti da una parte e dall'altra, sotto per Oliva, contro Bischetti, gioca di peso a spostarlo, alla fine realizza altri due punti Oliva. E dall'altra parte subito Brenda, il capitano, che va a appoggiare altri due punti semplici. Umberto Meschini dall'altra parte, velocissimo, si ferma da tre punti, serie di palleggi per fronteggiare, alla fine per cercare la conclusione dei tre punti, che va con un intervento veramente importantissimo. Poi dall'altra parte il Mesk va a realizzare altri due punti al canestro, e riparte Ratto dall'altra parte, fronteggia, attacca contro tutti, alza la parabola, crea un canestro bellissimo, 17-16. Ora il Mesk fuori per Buscaroli, che gliela serve in mano, non lo fa perfettamente, ma Bindocci va a attaccare, alza la palla col floater, e anche statistico, ossia Umberto Meschini, e anche qui con Buscaroli che ce lo dimostra anche ora. Parte allora Federico Ridolfi dall'altra parte, vuole giocare in maniera molto veloce, c'è la bomba di Marco Reali che realizza. Oliva che nelle palle sporche si butta alla perfezione, riesce a conquistare, a giocare bene il contropiede col compagno. Ora Meschini che fronteggia, dalla palla in ala per Bischetti, il tiro c'è. Marco Reali che si ferma con un arresto, alla fine la palla dopo una serie di passaggi va a finire nelle mani di Oliva, che realizza. Non viene fischiato fallo, qua la recupera Bischetti. La palla alla fine giunge in mani di Rat, che è libero da tre punti, libero di concludere. Proiettiva a dare la palla a Marco Reali, che ha 5 secondi, anzi scusate, 14 secondi, alla fine trova una bellissima conclusione, eppure ci hanno provato entrambi. Ora Marco Reali, dopo il time out, va a servire il backdoor di Oliva che schiaccia. Ci affidiamo all'arbitro. Parte Marco Reali, che va a servire fuori Proietti, che vuole la conclusione da tre punti e la trova. Tiro veramente difficile, riparte Proietti che va fino in fondo, alzare la parabola. Ora c'è ancora l'errore e il contropiede dall'altra parte, con Proietti che va fino in fondo a appoggiare, che sembra veramente essersi addormentata, e qua continua la dormita di Lupi, ragazzino che però sta portando la sua squadra in alto. Ora Oliva addirittura allo scadere dei 24, se la va ancora a riprendere Rat, attacca con l'Eurostep, va a servire Umberto Meschini che realizza due punti, che ha subito tanto soprattutto in termini di contropiede, qui sembra riniziare allo stesso modo con due punti. Ancora Francesco Buscaroli a servire qua Meschini, che va a attaccare, fa saltare due persone, la fine da fuori per Rat, che vuole la conclusione e la trova. Doppio pick and roll addirittura, poi a servire fuori con un bellissimo passaggio qui Marco Proietti, si ferma in arresto e tiro, la palla non entra, c'è Chiminello a rimbalzo offensivo a segnare addirittura in allontanamento, dall'altra parte non riesce a trovare il ferro. Ora Buscaroli si ferma, conclude, realizza, che si arresta da tre punti in allontanamento, segna anche questo. Ora Meschini dall'altra parte si apre sul blocco, attacca, brucia al centro l'avversario, va a dare la palla sotto per Rimsa che si appoggia al ferro con un gancio, che va a attaccare sul centro, va a dare una super palla per Buscaroli, uno contro uno contro Federico Bischetti, alla fine sceglie di riandare a sfruttare ancora il blocco e ancora una volta la bomba. È riuscito a mettere un canestro veramente impossibile. Qua attenzione perché ci riprova, e allora sta diventando una gara di tiro maledetta in questo momento per la Sicoma, che sembrava essere entrata anche in partita. Intanto qua Marco Reali segna anche questo, oppure a darla sotto per Rims. Alla fine c'è il canestro di Buscaroli, Bischetti dall'altra parte, Buscaroli che va a giocare uno contro uno, bellissimo il suo uno contro uno, che alla fine realizza due punti. Serie di cambi difensivi, ancora la palla che torna alle mani di Chiminello che segna anche questo. Ora Meschini va a dare la palla sotto a Bischetti, che voleva appoggiarsi al ferro, alla fine c'è Buscaroli che corregge l'uscita del solito Giovanni Spinosa, ancora una volta fuori per Pier Francesco Oliva, e ormai una persona normale non tirerebbe. Ora Rimsa in pick and pop prova a realizzare la bomba. Ora Oliva dall'altra parte
Giocato benissimo quel bel door da parte di Marco Reali. E comunque ha dimostrato anche di prenderci e di giocare bene uno contro uno. È indispensabile. Qua John alza la palla. Continua a giocare forte Grotta Ferrata col suo allenatore che dà indicazioni in ogni modo. E alla fine, ma nulla da fare. Qua c'è la conclusione, il canestro di Rimsa. Ancora una volta, dorme in difesa. Ora Rimsa dall'altra parte a appoggiare al due punti. Che prova a attaccare velocemente il Mesk. Si appoggia con un up e under. Subito di rilanciare un contropiede. Un'azione veloce. E qua lo fa ancora una volta con Marco Reali che risponde. Veramente molto molto importante per la squadra. Qua arriva la bomba di Federico Bischetti, leader emotivo e non solo della Val di Ceppo, che qua va alla conclusione con Francesco Buscaroli. Daniele Brenda si ferma ora sull'indicazione di coach Busti, che ora va a salutare coach Filippetti, e finisce così tra i saluti questa amara partita, l'ultima di campionato prima delle festività natalizie.